Benvenuti, siamo con il professor Simone Di Gennaro, presidente dei corsi di laurea in scienze motorie dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Benvenuto, professore. Grazie, grazie per l'invito. Professor Di Gennaro, siamo ad un bivio. La visione che abbiamo di noi stessi nella società diventa sempre più egocentrata. Ma Aristotele diceva che chi si illude di poter vivere al di fuori di una comunità o è una bestia o è un dio. Come possiamo recuperare la socialità in una comunità sempre più complessa, divisa tra reale e virtuale? Questo tema è molto interessante e affascinante, penso cruciale per le professioni educative. Io proverei a cambiare prospettiva. Più che recuperare la socialità, dovremmo provare a capire in che modo la socialità sta cambiando e quindi in che modo l'educazione deve cambiare in risposta a questi cambiamenti. E è evidente quello che sta avvenendo, le nuove generazioni ce lo stanno dimostrando in maniera molto chiara. Sta cambiando il modo in cui noi socializziamo, il modo in cui comunichiamo, il modo in cui ci aggreghiamo. Questo perché ovviamente siamo fortemente influenzati dai nuovi contesti sociali in cui noi siamo immersi. In altre circostanze, con i nostri studi, abbiamo parlato di una iperrealtà, proprio a voler rimarcare come la tecnologia e il mondo virtuale in particolare ci stanno offrendo delle nuove prospettive esistenziali. Si è allargata la nostra matrice esistenziale, sono allargate le nostre opportunità e quindi da un certo punto di vista viviamo delle esistenze estese e una socialità estesa. E probabilmente dovremmo cercare di capire in che modo dentro questa socialità estesa sta cambiando il nostro modo di relazionarci, il nostro modo di entrare in relazione con l'altro. E quindi questo ovviamente è un elemento essenziale da comprendere, perché di pari passo dovrebbe essere rivista anche il modo in cui noi educhiamo la socialità. Solo per fare un esempio, è chiaro che il modo in cui si entra in relazione, in contatto con l'altro, soprattutto con le nuove generazioni, ha degli elementi peculiari che sono caratteristici, tutti tipici dell'essere umano e che non cambieranno mai, ma allo stesso tempo sta acquisendo anche delle novità, perché ovviamente nessuno avrebbe mai potuto immaginare che una relazione, anche di tipo intimo, possa cominciare attraverso degli strumenti come degli strumenti tecnologici, cosa che in passato veniva considerata una cosa totalmente impensabile. Ecco, professore, abbiamo capito che c'è bisogno di una maggiore attenzione educativa verso i ragazzi di oggi. In particolare si parla molto di educazione emozionale. Lei, nel suo recente libro Io Corpo, edito da Erickson, afferma che bisogna ripensare il pensiero pedagogico e il modo in cui educhiamo, con un occhio particolare al corpo. Ci aiuta a comprendere meglio? Il corpo è un elemento essenziale che noi dobbiamo tornare a osservare, studiare e curare. Questo per due motivi principali. Intanto Bourdieu ci dice che il corpo è un punto di convergenza tra l'individuo e la società, e cioè quindi è quell'elemento che permette di congiungere l'individuo alla società e permette alla società di entrare dentro l'individuo. Questo ovviamente lo presenta, lo propone come uno straordinario campo di osservazione. Se io studio, analizzo e comprendo le dinamiche del corpo, evidentemente riesco a comprendere le dinamiche individuali, ma allo stesso tempo riesco a comprendere anche le dinamiche sociali. Pensiamoci da questo punto di vista. Tutte le principali cambiamenti, principali conflitti anche, le principali dinamiche sociali che riguardano la moderna società hanno a che fare con il corpo, tutto il tema per esempio del genere, tutto il tema del fine vita, come dicevamo prima anche il tema delle nuove forme di socialità hanno a che vedere con il corpo, e nel momento in cui noi analizziamo questo potente vettore semantico possiamo comprendere quello che sta accadendo, o meglio comprendere quello che sta accadendo nella società. Ma allo stesso tempo Bourdieu appunto ci dice che il corpo è la rappresentazione dell'io. Non a caso Freud ci dice che il corpo è un io, che l'io è un io corporeo. E quindi noi siamo degli esseri carnali, rappresentati dal nostro essere dei corpi. E quindi le pratiche educative dovrebbero radicarsi dentro questa convinzione. Dovremmo un po' superare, dovremmo abbandonare l'idea di una distinzione tra mente e corpo, teorico e pratico, spirituale e materiale, e riconoscere semplicemente il fatto che noi siamo degli esseri corporei, viviamo nel nostro corpo, la nostra esistenza è corporea, dei corpi unici e ripetibili. Quindi questo che cosa significa? Significa che ogni processo educativo e ogni processo sociale è unico e ripetibile perché è influenzato da una serie di emozioni, sensazioni, di
strutture corporee che sono uniche e ripetibili. E quindi questo ovviamente probabilmente mette definitivamente la parola fine a questa costante ricerca del metodo perfetto in educazione. Dobbiamo ritornare appunto a riconoscere la centralità del corpo in educazione e quindi partire da quello che il corpo ci racconta. Se siamo in grado di tornare a questa narrazione, che è poi la narrazione della nostra esistenza, probabilmente riusciremo a superare tante delle criticità che noi vediamo oggi in ambito educativo. Ecco, quello che ci ha detto si lega bene con la domanda che adesso le vado a proporre, perché un aspetto importante legato alla costruzione del sé, che non è un qualcosa che ci appartiene, ma un costrutto sociale. Fondamentale il ruolo di genitori e di insegnanti per formare un sé positivo. Ci aiuta a definire meglio questo concetto? Sì, io penso che gli adulti oggi siano chiamati a fare un grande salto in avanti e utilizzo forse un concetto che può rappresentare una contraddizione, cioè sono chiamati a rifondare la tradizione. È chiaro che noi abbiamo delle potenti tradizioni educative, gli adulti di riferimento hanno la responsabilità, da che mondo è mondo, di provare a traghettare nuove generazioni e accompagnarle verso, dal presente verso il futuro. Questa è una costante educativa che non cambierà mai, è uno degli elementi fondamentali ovviamente dell'educabilità degli individui, cioè il fatto che c'è la possibilità che un adulto di riferimento possa definire delle traiettorie educative e accompagnare i propri figli, i propri alunni attraverso queste traiettorie educative. Il tema centrale però sta nel cercare di capire che modo queste traiettorie educative abbiano oggi dei tragitti diversi e quindi in che modo la società moderna, con la complessità che ci sta proponendo, pone delle sfide educative che devono essere prima comprese e poi affrontate. E ovviamente anche la costruzione del sé è una sfida educativa enorme e dobbiamo cercare di capire in che modo le nuove generazioni possono essere accompagnate nella costruzione della propria identità, che per forza di cose deve essere una identità iperreale, cioè un'identità che è costruita a partire sì dall'esperienza reale, viva, quella che possiamo vivere attraverso la nostra carnalità, ma allo stesso tempo anche una identità che è costruita a partire da un mondo virtuale all'interno del quale possono essere costruite delle identità personali e queste finiscono con influenzare la vita degli individui. Non c'è più questa distinzione tra virtuale e reale, ma c'è questa congiunzione e dentro questa congiunzione sta avvenendo una nuova costruzione del sé. Bisogna cominciare a capire in che modo questo sé, questo nuovo sé, possa essere costruito in maniera che è positiva ovviamente per l'individuo e non negativa. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Un altro aspetto che influenza la costruzione del sé è il rapporto con i coetanei, ma soprattutto il digitale. Sì. Lei parla di corpi multipli. Quali sono i rischi e come si educa ad un uso corretto dei social? E ovviamente la tecnologia e i social rappresentano oggi una grande opportunità. Ma dobbiamo capire fino in fondo in che modo la tecnologia e la tecnica possono diventare strumenti in favore degli individui e non viceversa. Ci dice Heidegger ovviamente che la tecnica seduce l'uomo, noi siamo affascinati dalla tecnica e il rischio però di poter essere travolti da un approccio troppo tecnico è enorme, perché allo stesso tempo attraverso la tecnica, sempre per utilizzare i concetti di Heidegger, cambia il modo di stare nel mondo. Quindi non sono degli strumenti neutri, ma sono degli strumenti che cambiano il nostro vissuto esistenziale, la nostra prospettiva di mondo, le nostre aspirazioni, le nostre idee. Quindi non sono degli strumenti neutri. I social network hanno una potente capacità, cioè quella di poterci aprire degli scenari esistenziali in passato inimmaginabili. Quindi attraverso i social network è possibile costruire un proprio mondo personale, è possibile costruire una propria identità. Ma il punto qual è? È che nel momento in cui si perde il controllo di questo processo di autocreazione, il rischio di finire in un vortice costante in cui c'è una costante ricerca di identità che sono semplicemente costruiti attraverso il virtuale, e il rischio che si corre è quello di perdere un proprio radicamento.
E noi appunto ne abbiamo parlato con questo concetto di sindrome dei corpi multipli, cioè se io mi costruisco tanti corpi, se come abbiamo detto in precedenza ogni corpo rimanda a un'identità, a un certo momento non riesco più a capire qual è la mia vera identità e perdo un radicamento. Senza questo radicamento ovviamente ho tutta una serie di difficoltà, non a caso nelle nostre ricerche abbiamo messo in luce come un utilizzo eccessivo, non curato e non orientato dal punto di vista educativo dei social network, soprattutto in nuove generazioni, può determinare tutta una serie di problemi legati a livello di riconoscimento del proprio io, difficoltà, disturbi alimentari, difficoltà nella costruzione del sé, eccetera, eccetera. E quindi qui, se volete, la grande sfida, il grande nodo, in che modo questi strumenti possono essere trasformati in maniera positiva attraverso un approccio educativo affinché ovviamente permettano di magnificare le capacità umane e non di sostituirle, perché ovviamente possono diventare, sono già adesso dei grandi strumenti che facilitano la comunicazione, l'apprendimento, l'istruzione, eccetera, eccetera. Quindi questa, se vogliamo, è la grande sfida che abbiamo di fronte a noi, che dobbiamo cercare di vincere per il futuro dei nostri figli. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a voi.